l'Alto Sannio, dove le foreste sono numerose e folte e le acque così abbondanti, preparate dalla Grande Madre proprio per fare dono un giorno a Safinos. Sulle vette, intorno al lago Tunio, regnano l'aquila e il grifone e lo sguardo popolare con loro, lontano. Nei boschi, il cervo e il capriolo vivono per donare la vita agli uomini, mentre nelle praterie il lupo e l'orso inseguono i puledri per addestrarli alla lotta e alla sopravvivenza. Una terra dove la vita non è già uno spettacolo e dove l'uomo si sente piccolo e riesce ad immaginare la grandezza di te. Lì, tu stesso ti senti grato di essere l'ennesima parte di quella infinita bellezza. Un posto dove gli stessi dei potrebbero vivere. Scavando e cercando le radici del Molise ho addirittura trovato le radici d'Italia. Da qui Vitellio, che è il nome osco, antico, originario della parola Italia. Italia è solo la traduzione latina. Pare che sia proprio una rivoluzione per la storia e per la cultura generale, perché lei ha trovato il tassello mancante. Beh, allora, non l'ho trovato io, gli accademici lo sanno da 200 anni, ma è la cultura generale che non conosce questa storia importante dei Marsi e dei Sanniti, che per la prima volta costruiscono uno Stato, oltre che una nazione, che si chiamò Vitellio e quindi Italia. Non solo, ma è nascosta la nostra cultura generale, ecco quindi l'idea di un romanzo anziché di un saggio, per farlo conoscere un po' di più a tutti, alle scuole principalmente, è nascosta la nostra cultura generale il 800 anni di storia italica, prima di Roma, durante Roma, con Roma per costruire l'impero. Gli italici meritano un altro posto nella storia, il posto che meritano nella storia non solo molisana, ma italiana e addirittura universale, perché è la storia di Roma in gioco. Simone Sala, pianista, fondatore del World Music Project, da lei è nata questo spettacolo su Vitellio? Sì, in verità è stato folgorante l'incontro con Nicola Mastronardi, l'incontro con una storia che, lo devo ammettere, neanche io conoscevo bene, e quando ho scoperto veramente quali erano i meriti della tribù dei Sanniti Pentri, dei Pelini e di quelle popolazioni che sono geneticamente quelle da cui provengo, non ho potuto resistere a dare il mio contributo a questo progetto che già da solo come libro credo crei un caso letterario che non ha precedenti, ma che legati poi ad un cast di attori molisani che esprimono forse il meglio di quello che potenzialmente la regione può spendere in termini artistici, beh, credo sia veramente il massimo, perché abbiamo una storia bellissima, antichissima, insieme a una storia giovane e vera che è quella degli artisti di questa regione. Lei ha composto delle musiche originali proprio per raccontare attraverso la musica questo romanzo storico. Sì, c'è stata all'inizio un po' questa volontà di cercare come poi esprimere e come raccontare una storia attraverso la musica e attraverso la sceneggiatura di una parte del libro. Ho fatto diversi tentativi e a un certo punto sono riuscito a trovare un po' quelle melodie, quelle cose che lo stesso libro mi hanno ispirato. Raccontare, ritornare alle origini attraverso, quindi per la riscoperta, perché il contenuto del libro è questo, la riscoperta delle proprie origini e quindi di questo tesoro dei Sanniti, che in fondo il tesoro dei Sanniti poi si scopre essere questa tavola osca che racconta il modo di vivere, il modo di amministrare, il modo di organizzarsi dei Sanniti. Quello era stato il vero tesoro e quindi che il libro immagino vuole riscoprire. Ed è anche una metafora che oggi noi possiamo sicuramente vivere
deve applicare al nostro momento. Noi ci sentiamo ancora sanniti, lo siamo sanniti, grazie a Dio, e quindi ci sentiamo di fronteggiare qualsiasi situazione. Non a caso gli attacchi da Roma arrivano ancora tutt'oggi sulla nostra provincia, arrivano sul Sannio, insomma. Stiamo in qualche maniera attenti e siamo anche, come dire, pronti, e lo abbiamo fatto difendendo questa nostra provincia, questo nostro territorio, e abbiamo, dire, mostrato i muscoli, se vogliamo. Siamo pronti a collaborare, lo abbiamo anche detto, ma tra l'altro siamo sempre sanniti. Prego, provalo per noi. Anche a me piacerebbe che i Penta vivessero nel nuovo mondo che si prepara, come dice il figlio di Numenio, ma da uomini liberi e comandando sulla nostra terra. Questo non è stato mai possibile con Roma. O schiavi, o servi prezzolati. Ecco che cosa vogliono i servi della Roma. Eppure Marzio ha qualche ragione riferendo ciò che pensava anche suo nonno. Non ci credo. Roma sta cambiando rispetto ai tempi di Silla. Non ci credo! E se anche fosse, eh? Ormai è troppo tardi. Stanno avanzando con in testa uno dei loro consoli. Bisogna combattere e uccidere quanti più romani sarà possibile. Far pagare loro il prezzo più grande per le nefandezze commesse da Silla e da Verre. Questa è l'unica strada che vedo. Che ne sarà di noi? Di me, di te e di bambina?